Ragazzi, siamo ufficialmente arrivati in Romania, il mio 62esimo paese del mondo. Il bello è che prima di partire Mario mi ha detto che qua faceva freddissimo, in realtà ci sono tipo 20 gradi. Volo per Timișoara 5 euro, sushi rumeno 10 euro, salmonella non ha prezzo. Oh, è buono! Ma quanto sono belli i soldi rumeni! Sono tipo di plastica! Andiamo a visitare la cattedrale di Timișoara, davanti alla quale è partita la rivoluzione del 1989 per liberare la Romania dalla dittatura. Nicola, com'è la cattedrale? Bellissima, però andiamo al KFC. Classica commestibile, dai. Tanto costa poco. Niente raga, qui a Timișoara abbiamo finito. Andiamo ad Arad. Raga, finalmente siamo arrivati ad Arad, a casa di Mario, perché lui abita qua da praticamente 6 anni, fa avanti e indietro Romania e Italia, perché studia odontoiatria all'università qui. E niente, ha una casa in pienissimo centro e qui è spettacolare, ci stiamo divertendo già come dei matti, la Romania mi sta piacendo tantissimo. Sto già scroccando l'internet di Mario perché c'ha un upload di 30 mega al secondo e quindi sto caricando il video dell'esplorazione del cinema abbandonato che pesa 8 giga in 8 minuti. Quindi adesso usciamo a mangiare qualcosa. Diventerà un dentista. Gatti. Diventerà un dentista lui, eh. Possibile da mangiare sta roba. Iniziamo il tour dello street food di Arad con un bello spiedone di carne non molto definita, cotta nell'olio di 2 giorni fa. Con le patatine l'ho pagato circa 4 euro, mentre Gianji ha preso quei 2 salsiccioni strafritti con le patatine, la maionese e il pane, e ha pagato 2 euro. È la fine del mondo, però non so cos'è. Primo street food approvato, abbiamo speso pochissimo, c'è un clima fantastico, atmosfera stupenda e abbiamo pure offerto la cena a quel senza tetto dietro di noi. Questo ragazzi è il municipio di Arad. Abbiamo fatto tappa al chiosco che vendeva il salame di cervo, costa circa 2 euro per 3 persone, è piuttosto hardcore. Ragazzi, qua da Arad i kebab costano 2,50 euro. E ce lo siamo fatti dividere in due. Sì, perché pesa 400 grammi, è enorme. Ma se non usi sa di salsa tonnata. Non è normale questa cosa. No, ho perso un pezzo. Che schifo, ha toccato. Vabbè. Sono di vitello tonnato. Buongiorno Romania.
In teoria avremmo già finito le cose da fare, da vedere, però Mario ci teneva a farci fare colazione nel kebabaro migliore di Arad. Raga, buon appetito. Buono. Avevamo dimenticato a casa la nostra nuova mascotte. Mario, ma dov'è che stiamo andando? Anche Ginka! Che piccola. Raga, mi pento tantissimo di non esserci venuto prima in Romania. È troppo bello qua. Che piccolo. Giangi abbandonato, entriamo? Speriamo non passi il treno, che dobbiamo fare le foto per Instagram. Siamo qua! È una delle vacanze più stupide che io abbia mai fatto! C'è un tipo dentro la stazione che con la manovella abbassa le sbarre quando passa il treno. Dai, andiamo al confine, passami la Mountain Dew. Grazie! Bella fresca! Guardano tutti come se fossimo degli alieni. Sembra di essere in India. Raga, siamo al confine e poco fa ci siamo messi lì a fare le foto al cartello. È arrivata la guardia che ci ha detto che non potevamo. No, mia. Mi hanno fatto cancellare tutti i video che avevo fatto. Ho ufficialmente messo piede sul mio 63esimo paese del mondo visitato. Benvenuti in Serbia, raga! Vabbè, dai, a parte questo piccolo intoppo alla frontiera, direi che è andato tutto liscio. Perché quello continua a urlare, non fare le foto! Io continuavo a filmare! Adesso andiamo a Kikinda, che è la prima città dopo il confine. La famosissima. Non c'è assolutamente nulla da vedere. La pagina Wikipedia dà solo il nome. Sì, non c'è, c'è solo il nome, è una città della Serbia. Basta. Certo che, raga, già quelli che fanno video di viaggi su YouTube sono pochissimi, ma poi chi è che vi porta a Kikinda? Da notare l'hotel abbandonato dietro di me. Entriamo. Grazie Serbia, è stato un piacere. Ci abbiamo messo un po' di tempo a entrare di nuovo in Romania perché il tipo continuava a guardare il mio passaporto e non riusciva a capire la provenienza di uno dei timbri e neanche noi riuscivamo a capire. Alla fine gli ho detto Madagascar, lui: ah, Madagascar, ok, però perché era rimasto tutto. Non era Madagascar comunque, non so che cos'è. L'ufficiale lì si è chiesto: ma dove trovate tutti questi soldi per viaggiare? Dai, andiamo a fare un po' di spesa. Raga, abbiamo trovato un negozio di vestiti usati. Vendono delle robe meravigliose. Costa 19 lei, sono 5 euro. No, questa la prendo, sicuro. La camicia da operaio della BMW. No! Ci hanno fatto il 30% di sconto e alla fine l'ho pagata soltanto 3 euro. Siamo venuti in Romania principalmente per mangiare il cibo tipico locale. Cos'è questo schifo? Ma perché è rosso? Siccome il pollo non era sufficiente, abbiamo ordinato anche le pizze. Ne abbiamo prese 3, 5 euro a testa. Però ce l'hanno regalata una. E Gianci ha tentato di prendere l'ananas e bacon, ma gli hanno rifilato una con le cipolline e prosciutto cotto. Perché vuole la pizza? Fa schifo questa pizza. Perché la vuoi, Guybrush? Buongiorno, ragazzi. Buongiornissimo. Mario è a lezione. Ma Mario non doveva tornare un modo fa. Sì. Ma io sono già qui. Ma quindi oggi a pranzo si mangia sano. Buono. Purtroppo tra circa 3/4 d'ora dovremo andare in aeroporto a Timișoara perché ci tocca lasciare la Romania. E mi viene male soltanto al pensiero di tornare a casa perché mi sono divertito troppo qua. Abbiamo mangiato un sacco di cibo spazzatura. Il posto è bellissimo. E noi eravamo tanto piccoli. Nel frattempo stiamo guardando le offerte dei vari voli per prenotare i prossimi weekend. E poco fa ho acquistato 2 biglietti andata e ritorno per andare a Londra. 9,99 in Marocco. C'è anche la Lituania a 10 euro e da lì si può andare in Bielorussia. Ragazzi, prima regola per viaggiare tanto: circondarsi di persone che amano viaggiare tanto. Che piccolo. Spero vivamente di aver dimenticato qualcosa, così almeno mi toccherà tornare qua per riprendermelo. Secondo me ho lasciato la voce a casa tua perché non è normale che io parli così. Mario, grazie di tutto. Torniamo a trovarti presto. Non siamo ancora scesi, ho già visto che c'è il diluvio universale. Immaginate la mia gioia nel tornare a Bergamo. Numai.
È la canzone di Zeb. La canzone di Zeb in romanesco. Raga, in questo ristorante c'è la canzone di Zeb.